Benvenuti sullo strano canale. Mi avete chiesto in tanti di parlare di un certo personaggio che è morto di recente e io ho deciso di accontentarvi. Scopriamo insieme il caso di Donato Bilancia, il cosiddetto killer dei treni. Sono proprio stato praticamente avvelenato, pugnalato per l'ennesima volta dal solito amico del capo che si confessa tale e invece non lo è. Io è tutta la vita che sono pugnalato alla schiena. È tutta la vita che io sono pugnalato alla schiena. Si rende conto? E le dico, è successo un quarto track nel mio cervello. Ho detto, questi qui bisogna riuscire. Donato Bilancia, tra il 1997 e il 1998, è un uomo molto arrabbiato. La sua infanzia, il suo passato e la sua stessa natura lo hanno portato nel corso degli anni ad accumulare odio in quantità industriale. È una bomba a tempo. E quando arriva l'ottobre del 1997, è pronta ad esplodere. Nei successivi 6 mesi, ucciderà 17 persone, seminando il terrore lungo la riviera Ligure. La varietà della tipologia di vittime porterà i giornali a etichettarlo in tanti modi. Il mostro della Liguria, il killer dei treni, il killer delle prostitute. Come assassino salta praticamente fuori dal nulla. È un uomo con la fedina penale non proprio immacolata che fino ad ora si è limitato a qualche rapina e al vizio del gioco d'azzardo. A 46 anni dà il via a una mattanza che lo collocherà al primo posto come omicida seriale italiano più prolifico. Donato Bilancia, che sarà conosciuto in futuro dagli amici come Walter, nasce a Potenza il 10 luglio 1951. È il tipico ragazzo che già in tenera età comincia a mostrare una marcata insofferenza verso la famiglia. Madre, padre e fratello, per lui, sono estranei con i quali non va per niente d'accordo. Fino ai 10 anni soffre di enuresi notturna, una cosa che sicuramente lo fa sentire inadeguato rispetto ai coetanei. C'è da sottolineare che l'enuresi notturna è uno dei 3 segni, assieme alla crudeltà verso gli animali e alla piromania, che di solito caratterizza l'infanzia dei serial killer. Finita la terza media, non prosegue con gli studi. La giovinezza di Donato è pesantemente segnata dal suicidio del fratello che si getta sotto un treno con il figlioletto di 4 anni tra le braccia. A Donato tocca l'ingrato compito del riconoscimento delle salme. Episodi altrettanto rilevanti sono 2 incidenti stradali, uno nel 1972 e l'altro nel 1990, a seguito dei quali resta in coma per qualche giorno. Nessun esperto ha mai affermato che potrebbero essere stati la causa del suo comportamento violento, ma rimane il sospetto che potrebbero perlomeno avervi contribuito. Senza legami affettivi solidi e alimentando un carattere ribelle, Donato ama cacciarsi nei guai fin da giovane. Si rende autore di piccoli furti che lo portano in carcere per brevi periodi. È proprio durante uno di questi periodi che l'unica ragazza con cui è riuscito ad avere una relazione lo lascia su consiglio della cognata di Donato. Come ladro è piuttosto abile, ma è il gioco d'azzardo a riempire infine le sue giornate di adrenalina negli anni a seguire. A carte vince grosse somme di denaro e ne perde altrettante, ma riesce sempre a mantenere un buon tenore di vita e a saldare puntualmente tutti i debiti. Nel giro delle bische clandestine stringe amicizia con Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti. Per quanto abbia dei valori morali discutibili, Donato crede nell'amicizia. E quando, durante una serata del 1997, sente i 2 amici parlottare in un angolo, si avvicina senza essere visto e sente una frase che non gli piace. Dirà in seguito di aver sentito: «Hai visto, Walter? Lo abbiamo agganciato, eh?» Per Donato, quell'affermazione vuol dire solo una cosa. Lo hanno fregato al tavolo da gioco. Non sa ancora come e quando, ma devono essere stati loro la causa delle ultime sostanziose perdite di denaro. Questa è la storia che si costruisce in pochi secondi nella sua testa. Ed è come se qualcuno avesse premuto un pulsante di accensione per una rabbia covata da tempo. Anche perché quella non è la prima volta che degli amici, come dice lui, lo pugnalano alle spalle.
Altri episodi hanno fatto montare poco a poco un'ira furiosa e il desiderio di vendetta. Compra una calibro 38 e decide di seguire di nascosto Giorgio Centanaro per vedere dove abita. Torna all'abitazione qualche giorno dopo, il 16 ottobre, armato di pistola e munito di nastro adesivo. La pistola la usa soltanto per spaventare l'uomo e costringerlo a spogliarsi e a restare in mutande. L'ora è tarda, sono circa le 3 di notte, e l'ambiente è piccolo. Se sparasse, farebbe troppo rumore. Usa il nastro adesivo e le proprie mani per soffocare a morte quello che considera essere un traditore. Lascia il cadavere davanti alla porta, a pancia in giù. Come dirà durante l'interrogatorio, ci teneva a far capire alla polizia che era stato ucciso. Non volevo che si sapesse che fosse morto, ma volevo che si sapesse che fosse morto ucciso. Il 24 ottobre, attorno alle 4 di notte, va a casa di Maurizio Parenti e, con una scusa, riesce a entrare nell'abitazione. Quindi gli punta la pistola addosso, lo ammanetta e gli tappa la bocca con il nastro adesivo. La moglie di Parenti, Carla Scotto, si sveglia e trova i due uomini in cucina. Donato ordina a entrambi di aprire la cassaforte che hanno in casa. Li deruba di 13 milioni di lire e alcuni orologi costosi. Poi li porta entrambi in camera da letto e lega la donna con il nastro adesivo. Infine spara un colpo a Maurizio e due a Carla. Durante l'intera operazione usa un paio di guanti. Dopo questi primi omicidi, contempla per qualche tempo l'idea del suicidio, ma, come dirà poi lui stesso, il coraggio viene a mancare. Il 27 ottobre commette un altro duplice omicidio, quello di Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, proprietari di una gioielleria. Li ha puntati per rapinarli, ma la verità è che dentro di lui qualcosa è di nuovo assetato di sangue. Per l'occasione, l'amico nonché compagno di scorribande Pino Monello gli vende una Mercedes nera. È lo stesso Pino che lo incoraggia a derubare la coppia, che sicuramente ha una cassaforte piena di contanti e preziosi. Donato si fa aprire spacciandosi per un postino con una raccomandata da firmare. Una volta in casa cerca di calmare i due, che sono ovviamente spaventati. Quando la donna cerca di raggiungere la porta per chiamare la domestica che vive in casa con loro, Donato le spara. Poi si volta e colpisce anche il marito. Questo il racconto dello stesso Donato. E a quel punto io ho preso una pistola, avevo qui nella cintura, e ho detto: scusate, ma una rapina. A quel punto la donna si è trovata povera, ha detto: no, guardi che chiamo la polizia, ha detto: signora, per favore non gridi, perché qua succede un disastro. E allora questa invece ha cominciato a chiamare la domestica e lì è successo che... A novembre, eccolo a Ventimiglia, dove si reca di nuovo con la Mercedes. Si apposta per alcune sere nei pressi di un ufficio cambiavalute. Come dirà lui stesso, nonostante l'ufficio sia blindato, nota che ogni sera l'impiegato esce per buttare la spazzatura, lasciando la porta aperta. Il 13 novembre alle 7:30 di sera riesce a coglierlo di sorpresa ed entra con lui nell'ufficio. Si fa aprire la cassaforte, uccide l'uomo sparando fino all'ultimo colpo e se ne va con 45 milioni di lire. Si passa al nuovo anno, il 1998. Il 25 gennaio uccide Gian Giorgio Canu, un metronotte di Genova. Lo sorprende appena fuori dall'ascensore della sua palazzina, dopo averlo tenuto d'occhio per qualche sera per studiarne le abitudini. Dirà in seguito di averlo ucciso per via di un ricordo spiacevole del passato. L'aggressione da parte di un altro metronotte a seguito di un tentato furto in appartamento. Dopo circa un mese, il 20 marzo, decide di uccidere un altro cambiavalute, sempre a Ventimiglia. Enzo Gorni muore sotto alcuni colpi di pistola. Stavolta però c'è un testimone, il cognato di Enzo, che vede Donato salire a bordo della Mercedes nera e partire. In marzo il killer punta alle prostitute, forse pensando che cambiando bersaglio confonderà le acque. E infatti così è, almeno all'inizio. La polizia crede che un altro assassino stia agendo nella zona. Accanto al mostro della Liguria, sui giornali appare il killer delle prostitute, come fossero due individui distinti. Donato cambia target, ma non modus operandi, restando sempre fedele alla sua calibro 38. Compilando una morbosa lista mentale, decide che ucciderà una lucciola per ogni nazionalità. Perché io chiedevo appunto la nazionalità,
Cioè, probabilmente il nesso c'è nella differenza delle nazionalità, perché la prima, se non sbaglio, era un'albanese, la seconda era una ucraina, la terza era una polacca o slava o qualcosa del genere, la quarta era una di colore. Sono quattro le ragazze che hanno la sfortuna di averlo come cliente per l'ultima sera della loro vita. Il 9 marzo spara a Stella Truia, una ragazza albanese che ha caricato a bordo della Mercedes e con la quale si è appartato in una stradina secondaria di Varazze. Un colpo alla nuca pone fine alla sua vita. Il 18 marzo è il turno di Lyudmila Zubskova, ragazza ucraina che viene giustiziata come la prima. Il 24 marzo carica a bordo la transessuale Lorena e con lei si apparta a Novi Ligure, all'interno del giardino di una villa in ristrutturazione. Il cancello è stato lasciato aperto e lui ha trovato il luogo perfetto per ciò che deve fare. Non ha però fatto i conti con Lorena e con l'enorme fortuna che quella notte l'avrebbe assistita. Quando si rende conto che Donato è un individuo pericoloso, Lorena tenta di uscire dall'auto, ma Donato ha sapientemente parcheggiato la macchina con lo sportello del passeggero molto vicino a un albero. Ma ecco il destino che interviene a favore di Lorena. Due metronotte in servizio in quella zona, Massimiliano Gualillo e Candido Randò, parcheggiano l'auto dietro la Mercedes. Donato scende e spara alcuni colpi, ferendoli, e poi li finisce entrambi con un colpo alla testa. Lorena è saltata fuori dall'auto dalla parte del guidatore, ma non è riuscita ad allontanarsi a sufficienza. Viene raggiunta dal killer e colpita all'addome. Creduta morta da Donato, sopravvive e diventa il testimone chiave dell'intera indagine. Grazie a lei si avrà finalmente un identikit dell'uomo e il modello di auto che usa per spostarsi. Dopo l'omicidio dei due metronotte e il tentato omicidio di Lorena, Donato pensa che sia meglio non appartarsi più all'aperto con una prostituta. Per questo ne sceglie una che ha messo un annuncio su un giornale e la raggiunge nella sua abitazione. Le punta la pistola addosso, ma lei ha la prontezza di indicare la foto di un bambino. Dice che è suo figlio, che se la uccide rimarrà orfano. Donato esita. Forse quel bambino gli ricorda il nipotino, finito con il fratello sotto un treno. La vittima è passata dall'essere un semplice bersaglio all'assumere i connotati di una persona tutto tondo, con una vita e degli affetti. Donato non la uccide, mette via la pistola e se ne va. Lo racconterà lui stesso con queste parole. Io in casa di quella lì ci sono andato per ucciderla. Io sono andato lì per ucciderla. Questa qui ha avuto la fortuna di poter riparare un secondo. E mi ha detto, ma no, cosa vuoi fare? C'è un bambino. È un bambino, è piccolino, è lì. Ma ha ucciso. Ha ucciso lei a me. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. E me ne sono andato. E dico, questa persona qua è viva, perché mi ha detto questa storia qua? Mi ha fatto presente soltanto questa storia che mi ha fatto proprio smontato tutta, mi ha fatto rientrare nella realtà, probabilmente parlandomi di questo bambino. Se non fregava niente, per ammazzarlo sicuro per andare. Il 29 marzo uccide un'altra prostituta, Tessie Adodo, di origine nigeriana, sempre con un colpo alla testa. Da quel punto in poi, Donato si sente messo alle strette dalla polizia e ancora una volta cambia pelle, si reinventa, spostando il suo sguardo omicida dalle zone della prostituzione alle stazioni dei treni. Il 12 aprile, Elisabetta Zoppetti incontra la morte in un bagno dell'Intercity La Spezia-Venezia. Donato sale a Genova, guarda nello scompartimento di prima classe, vede la donna e decide che è giunta la sua ora. Elisabetta è una donna come tante, un'infermiera che sta tornando a Milano. Donato aspetta che vada in bagno, poi forza la porta con l'ausilio di una chiave falsa, le copre la faccia con la sua stessa giacca e le spara alla testa. Descrive poi così l'omicidio. Passiamo ai treni. Allora, ho preso un treno a Genova. In uno scompartimento c'era una donna, che io chiaramente non ho mai visto conosciuto, e io ho aspettato che questa qui si recasse in bagno e gli ho aperto la porta con una chiave falsa. Questa qua si è messa a urlare, io gli ho messo la giacca sulla testa e gli ho sparato. Io non ho neanche toccato dal punto di vista sessuale.
Il 14 aprile uccide di nuovo una prostituta, Cristina Valla. Poi torna sui treni. Maria Angela Rubino viene uccisa il 18 aprile mentre viaggia da Genova a Ventimiglia. Donato sale a Sanremo e aspetta. Maria Angela va in bagno. Lui attende giusto qualche minuto, poi forza la porta, le butta la giacca sulla testa e fa fuoco. Stavolta, però, si chiude in bagno con lei e si masturba sul suo cadavere, pulendosi le mani sulla sua maglia, senza forse pensare che sta lasciando tracce biologiche che lo collegheranno automaticamente al delitto. Un atto che confesserà durante l'interrogatorio. Ho aspettato che questa signora si portasse in bagno, poi sono tornato con questa chiave, la solita. Quando una donna va in bagno, se una giacca se non aveva, se aveva appeso da qualche parte. Però ecco, qui ho fatto un'operazione un po' particolare. Mi sono masturbato, poi ho curato la mia mano, poi mi sono pulito la spalla di questa qui. A quel punto l'intera Liguria è in allarme. La polizia cerca in tutti i modi di fermare un assassino che sembra deciso a uccidere ancora, a casaccio, uomini e donne, di qualsiasi età e professione. Nessuno è al sicuro. Viaggiare in treno è diventato pericoloso come mettersi sulla linea di tiro di un cecchino. Il 20 aprile, Donato sta viaggiando con la Mercedes sull'autostrada Genova-Ventimiglia e si ferma alla stazione di servizio di Arma di Taggia. Dopo aver fatto il pieno, chiede al benzinaio Giuseppe Mileto una confezione d'olio per la sua auto e mentre quest'ultimo entra nel gabbiotto, Donato entra con lui e gli scarica addosso l'intero caricatore. Poi se ne va con 1.000.000 lire prelevato dalla cassa. La carriera come assassino di Donato è giunta alla fine, ma lui ancora non lo sa e non immagina che sta per finire in carcere a causa della Mercedes. Non ha infatti portato a termine la procedura per il passaggio di proprietà del veicolo e, di conseguenza, le multe per il mancato pagamento dei pedaggi autostradali sono arrivate a casa dell'amico Pino, che gli ha venduto l'auto. La sua tattica per non pagare i pedaggi consiste nell'incollarsi al paraurti della macchina che sta davanti alla sua, al casello, e passare con lei non appena la sbarra si alza. Un giochetto alla fin fine inutile, visto che i soldi per spese del genere li ha. Pino si recca dai carabinieri per denunciare il mancato passaggio di proprietà e le multe. Donato si è lasciato dietro talmente tante prove che sembra lo abbia fatto apposta per farsi prendere. C'è l'identikit fornito da Lorena, le tracce degli pneumatici della Mercedes rinvenuti su alcune scene del crimine, il DNA ricavato dal liquido seminale che lui stesso ha lasciato sul corpo della povera Maria Angela. Il 6 maggio 1998 Donato Bilancia viene arrestato. È la fine di un incubo per la Liguria intera, 6 mesi di omicidi e paura. La fine del processo lo vede condannato nell'aprile del 2000 a 13 ergastoli e 16 anni. Ricorre in appello, ma la sentenza viene confermata. Inizia così la sua vita da carcerato, che si conclude il 17 dicembre 2020, quando esce dal carcere in una cassa da morto, ucciso dal coronavirus a 69 anni. La storia del mostro della Liguria si era già conclusa con la sua cattura, ma la storia dell'uomo è finita solo adesso. Chi era Donato Bilancia? Perché a un certo punto è passato da crimini cosiddetti minori come le rapine e i furti all'omicidio? È interessante leggere la prima perizia psichiatrica fatta su di lui dopo l'arresto. Un individuo che giustifica gli atti efferati che ha compiuto come la naturale conseguenza di un profondo rancore verso le persone che hanno tradito la sua fiducia. Se deludi Donato Bilancia, è giusto che tu muoia. Questa è la logica contorta su cui si basa la sua personalità. Gli amici che lo imbrogliano al gioco, le persone che secondo lui non stanno tranquille mentre le rapina, le prostitute che rappresentano la sua incapacità di avere una relazione significativa, le donne sui treni che rimarcano tale incapacità e scatenano una certa invidia per una vita normale fuori dalla sua portata. Tutto il mondo è contro di lui. In ciascun individuo che si trova davanti c'è qualcosa da odiare. La sua psiche gioca con pochi ma intensi stati d'animo, delusione, senso di isolamento, frustrazione, rabbia. Donato Bilancia è essenzialmente un narcisista che glorifica se stesso, ma quando si trova di fronte al prossimo, avverte un forte senso di inadeguatezza.
Alle insinuazioni degli investigatori che sospettano qualche complice, lui risponde così. Io sono perfettamente conscio che sto soffrendo meno di quanto dovrei. È successo un macello nella mia testa. Io non ho fatto che tutto che da solo. Io non appartengo né a fare né a cose, cosche, niente. Io sono un lupo solitario. Anche dopo la condanna, le famiglie delle vittime hanno continuato a vivere nel dolore per tutti questi anni. Il danno causato dalle sue azioni rimarrà per sempre nella storia italiana. Anche ora che, come le persone che ha ucciso, non fa più parte di questo mondo. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!